Parole molto savie. Valeria Verelli, un saluto sempre di Schumann. Di aiutare voi produttori a rispettare le regole che vi siete dati, quindi
Quindi ti diamo una mano fondamentalmente per cercare anche di adottare procedure tecniche specifiche per la vostra azienda. Tempi e costi, anche qui ipotizziamo un processo di 2 anni per quanto riguarda l'installazione di un prodotto in una comunità europea, 1 anno per arrivare a una protezione nazionale transitoria. I costi ovviamente dipendono dall'organismo di controllo che voi scegliete. Sappiate comunque che i nostri tariffari vengono approvati dal Ministero e che il Ministero generalmente ci dà delle indicazioni in costi fissi e in costi variabili. I fissi sono legati ai controlli, i cui ho riportati i nostri, che sono 360 euro a giornata uomo per spese di trasferta, e i costi variabili invece sono in funzione della quantità prodotta, per maccheroncini di capofilo è 1 centesimo al chilo, per esempio. L'altra possibilità che abbiamo a livello regionale è il marchio di qualità garantita dalle Marche, che è stato istituito con la legge numero 23 del 2003 e ha come obiettivi, sia per gli operatori che per i consumatori, quello di aumentare il dialogo fra gli operatori, quindi aggregare i soggetti in delle filiere in modo tale che abbiano un maggior potere commerciale, cioè immettono quindi sul prodotto, immettono sul mercato un prodotto che si caratterizza da questo marchio, che quindi riesce a orientare più il consumatore, che si ritrova tra altre cose ad avere una serie di informazioni legate sicuramente alla qualità e soprattutto alla tracciabilità attraverso il portale Sidra che dicevo prima, e inserendo il codice pilota che trovate nei vostri prodotti su questo portale voi siete in grado di risalire all'origine del prodotto, a chi ha dato origine a quel prodotto. Il marchio OQM può essere concesso quindi per prodotti già registrati, quindi abbiamo visto DOP, GPS e TG, integrandoli con degli aspetti magari non presenti nel disciplinare, o per prodotti e servizi che sono che rispettano dei disciplinari che sono approvati dalla Regione Marche. Che cosa caratterizza questo marchio? Qualità, tracciabilità e informazione. La qualità perché comunque i prodotti a marchio QM hanno delle caratteristiche qualitative superiori rispetto a quelli che sono i limiti di legge presenti all'interno poi di questi disciplinari. Tracciabilità e informazione per quel discorso che vi facevo prima dell'utilizzo del sistema informatico SITRA. I disciplinari QM ovviamente sono specifici del tipo di prodotto che vogliamo valorizzare, ma hanno delle caratteristiche comuni, quindi la qualità, il non OGM, l'utilizzo del SIDA che quindi consente di dare informazioni al consumatore e dove applicabile ovviamente per poter applicare la produzione integrata. L'iter per ottenere il marchio QM è sicuramente più semplice rispetto a una DOP un IGP, quindi c'è una serie di domande che devono essere fatte alla Regione Marche, all'Assam per il SITRA e all'organismo di controllo ovviamente per l'assoggettamento al sistema di controlli, e dopo questo iter verrà rilasciato il marchio QM. Questo è il sito del marchio QM dove potete trovare tutte le modulistiche, le informazioni, i disciplinari approvati, la normativa di riferimento nonché l'accesso al portale SITRA. E questi sono tutti i disciplinari che attualmente la Regione Marche ha approvato, quindi abbiamo da cereali fino alla birra che è l'ultimo arrivato. Ovviamente queste sono le date di primo ingresso, poi ci sono stati notevoli aggiornamenti di volta in volta. Sappiate che questi disciplinari vengono fatti da dei focus group, ovvero da dei gruppi in cui ci sono quindi i produttori e i soggetti quindi dell'ASSA, dei rappresentanti dell'ASSA. Questi sono gli organismi di controllo autorizzati per correttezza, perché noi siamo uno di quelli, ma ce ne sono anche altri. E queste sono le filiere che attualmente sono attive. Vediamo che i cereali sicuramente hanno una parte principale, ma abbiamo per esempio anche il miele e l'ortofrutta o le carni bovine. Vi ho riportato, non entriamo ovviamente in merito agli aspetti tecnici, però sappiate che come marchio QM esiste attualmente già un disciplinare per il miele, dove ovviamente vengono indicate le tipologie di miele, il confezionamento, l'etichettatura, tutte le regole, ed esiste anche uno per il carciofo, ovvero all'interno del disciplinare ortofrutta abbiamo anche le regole tecniche, culturali, di processo anche per il carciofo. E cosa più importante, tra le cultivar raccomandate dalla Regione Marche c'è anche il carciofo di Montelupone. Tempi e costi, anche qui ovviamente come ho detto l'iter è più breve, quindi possiamo ipotizzare 6 mesi per arrivare al rilascio della licenza d'uso del marchio. E i costi, sappiate che il marchio QL e SITRA sono concessi a titolo gratuito, mentre l'unico costo è quello dell'organismo di controllo. Anche qui dipende dall'organismo di controllo che scegliete. Per quanto riguarda i nostri tariffari, noi andiamo a quota fissa per soggetto. Quindi. L'ultima possibilità che avete a disposizione è quella di utilizzare, per esempio, un marchio di qualità collettivo in ambito volontario, significa che c'è un rapporto diretto tra l'operatore e l'organismo di controllo.
L'operatore presenterà una propria disciplinare o chiederà all'organismo di controllo di origine 1 in cui contiene esattamente quello che lui fa per poter ottenere quel determinato prodotto. È molto simile al, diciamo, discorso del marchio QM, anche qui tempi e costi 6 mesi e il costo dipende dall'organismo di certificazione.